Voglio spiegare agli abruzzesi perché il Partito Democratico ha votato a favore di questa legge. Intanto questa legge è stata modificata notevolmente rispetto a prima, non è più un emendamento intruso all'interno di una omnibus o all'interno di un debito fuori bilancio, come era stato pensato inizialmente. Arriva in un provvedimento di legge specifico, oggi in aula. C'era stato tra l'altro anche il mio voto contrario in commissione, ma oggi il lavoro del Consiglio regionale, di attenzione anche nei confronti dell'opposizione, mia, del consigliere Mariani, ma anche di tutti gli altri consiglieri del centro-sinistra, ha fatto sì che noi potessimo votare favorevolmente questa legge. Il perché viene specificato in questo emendamento, che è sostanzialmente quello che anche ieri il coordinamento dell'UDU ci aveva richiesto: borse di studio gratuite per 5 abruzzesi in condizioni particolari da un punto di vista economico e di merito per partecipare al campus di formazione di Nico Romito e altri 10 a condizioni agevolate, sempre di residenti in Abruzzo. Collaborazione con le università abruzzesi e con il CRUA, l'abbiamo chiesto specificamente, come abbiamo chiesto pure che all'interno di questa legge fosse messa la possibilità di partecipare a questi corsi di formazione al personale sanitario delle ASL e a quello delle mense scolastiche, perché a loro è diretta appunto questa formazione specifica. Mi rimane il dubbio che questo aiuto possa arrivare effettivamente a destinazione. Ci sarà poi un controllo di primo livello e di secondo livello, è comunque un'iniziativa privata, però abbiamo acconsentito oggi all'approvazione a fronte di questa forte mitigazione di quel provvedimento di legge. Naturalmente valuteremo anche i controlli che ci saranno successivamente. E ribadiamo che forse ancora una volta per un'iniziativa di formazione, come tante società di formazione sono messe a gara in competizione tra di loro, andava pensata e proposta anche per Nico Romito, proprio perché Nico Romito rappresenta un'eccellenza riconosciuta del nostro Abruzzo.